Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 18 luglio. Oggi leggere i giornali sembra una barzelletta, sapete, proprio le barzellette di quelle che si usavano un tempo per far vivere persone. Oggi leggi i giornali e ridi come un pazzo. La prima lettura che ho fatto oggi e che vi segnalo è quella del Consiglio Comunale, giuro, Consiglio Comunale di Muggia. Ho letto sul Piccolo di Trieste. Io ogni tanto, come sapete, vado a vedere i giornali, come si dice, provinciali, che in realtà sono i giornali sempre più interessanti perché danno il senso di quello che avviene in questo paese, più che, non so, i pezzi di mieli sulla prima pagina del Corriere della Sera di cui parleremo. E che cosa ho visto? Che il Consiglio Comunale di Muggia si sta occupando delle nutrie sul rio Ospo, va bene? Le nutrie sul rio Ospo. Cosa è successo? È successo che c'è un casino di nutrie, tantissime, che si riproducono come le nutrie, quindi fanno un sacco di figli, trombano dalla mattina alla sera, nessuno le uccide, non ci sono predatori che ce l'hanno contro queste nutrie e i tecnici del comune dicono: ragazzi, qua dobbiamo fare qualche cosa su queste nutrie, dobbiamo abbatterle, dobbiamo uccidere le nutrie, come qualche volta mi capita a me, ve lo devo confessare, amici animalisti, di abbattere le zanzare che mi rompono le balle. Il problema, sapete qual è? È che nel Consiglio Comunale è successo un casino, cioè il Consiglio Comunale, che non è pagato, perché i consiglieri comunali, nonostante l'antipolitica, non vengono sostanzialmente pagati, si stanno dibattendo sull'uccisione delle nutrie. Allora il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle fa una mozione che oggi verrà approvata, dovrebbe essere approvata, contro l'abbattimento delle nutrie. E un assessore invece è a favore della sterilizzazione delle nutrie, mentre un altro assessore, mi sembra di Fratelli d'Italia, è per un qualche cosa che le modifichi, però dice in maniera non brutale. Allora, voi vi rendete conto che noi stiamo qua a parlare, e lo sto facendo anch'io, delle nutrie nel Consiglio Comunale, che abbiamo talmente umanizzato gli animali, che io adoro, ma che ci stiamo ponendo il problema sull'abbattimento delle nutrie e una delle soluzioni trovate è quella di sterilizzarle. Cioè, porca puttana, usare i nostri soldi per sterilizzare le nutrie che sono in eccesso. Dice François, io i fighetti elimino, ha ragione François, ma molti di questi fighetti probabilmente sono diventati nella deriva della politica in cui ci si occupa più delle nutrie che degli esseri umani. E da barzelletta a barzelletta passiamo all'altra grande barzelletta della giornata, e che non è tanto una barzelletta: un altro animale viene ucciso. E sapete quale animale che è ucciso? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh è ucciso perché c'è il problema che in Cina, dove forse non lo sapete, ma Facebook e tutti i social media, che pure di cui io pure talvolta parlo male, ma sono censurati, e c'hanno neanche Google, ma c'hanno il loro motore di ricerca, cercano di associare il loro presidente Xi a Winnie the Pooh, perché in effetti sono identici, presidente cinese e Winnie the Pooh. Ma il problema è che il presidente si è fatto rodere di questo accostamento e non gli piace, sembra una barzelletta essere associato a Winnie the Pooh, e quindi ha reso illegale Winnie the Pooh in Cina. Ha reso illegale Winnie the Pooh in Cina. Allora, a me va bene questa barzelletta, mi diverte anche, oggi c'è su tutti i giornali il pezzo su Winnie the Pooh, con tutte le foto che ritraggono Winnie the Pooh e gli ospiti del presidente Xi, e in effetti sembrano tutti uguali, l'asinello e tutto quanto, ma il punto vero è che noi, porca puttana, al presidente cinese, quando è arrivato a Davos, ci siamo fatti fare la morale sulla liberalizzazione degli scambi. Chiaro? Il presidente cinese è quello che rompe le balle perché dice: lui sì, non Trump, si stanno occupando dell'inquinamento del pianeta. L'uomo che, in un mondo in cui non si vogliono sterilizzare le nutrie, si uccidono gli orsi, e questo signore che uccide gli orsi di cartone è quello che ci fa le lezioni a Davos e ci spiega perché il libero scambio è importante. Non il libero scambio è importante, i cazzi suoi sono importanti ovviamente in Cina. Quindi noi ci stiamo fidando del presidente cinese, stiamo sputtanando Trump, che sembra peraltro Winnie the Pooh davvero, che invece no, ora non posso, vede? Sono qua, è difficile. E quindi Winnie the Pooh è l'altra questione. Mi hanno interrotto mentre mi stavo incazzando su Winnie the Pooh. Altra cosa che mi ha divertito oggi, a proposito battute, è la questione del fondo del Corriere della Sera di oggi, che è affidata a una grandissima firma del Corriere della Sera, che è Paolo Mieli, che io nell'ultimo tempo capisco meno, perché non lo capisco, non scrive ovviamente per me, ma non scrive neanche per voi, scrive per 10-15 persone con cui si incontra a Capalbio, ovviamente incendi permettendo, se no non si possono neanche incontrare a Capalbio, si dovranno incontrare, non so dove si vedono, a Filicudi, in queste isole eoliche
anche un po' scomode, ma che sono molto chic, o qualche parte della Grecia. Scrive che il Monsignor Galantino e il Monsignor Parolin sarebbero d'accordo tra di loro, non ci sarebbero battipecchi tra di loro, già di questo chi cacchio se ne frega, è la prima pagina del Sole, e tutto sommato non sono neanche contro Minniti e contro l'idea dell'accoglienza garantirli a casa loro. Insomma, ci sta cercando di fare un pezzo dicendo che le alte gerarchie della Chiesa non sono contrarie a Gentiloni, cosa che invece è di tutta evidenza nelle dichiarazioni che hanno fatto. Per gli addetti ai lavori, cioè i 4-5 amici di Mieli, è un pezzo interessante, la barzelletta è perché ce lo dovete mettere come fondo del Corriere della Sera. Andiamo avanti sulle cose invece un po' più serie, e qui invece il pezzo è molto molto bene azzeccato, è quello di Dario Di Rico sui NEET, cioè sarebbero quei giovani tra i 15 e i 24 anni che non cercano non cercano lavoro e non studiano neanche, quindi si dice è un disastro perché l'Italia è l'ultima in classifica in Europa, come è la prima in classifica in Europa come numero di NEET, circa il 20%, cioè un ragazzo su 5 tra i 15 e i 24 non ha un lavoro e non cerca di educarsi fare stage. Ma il punto è che poi io leggo Dario Di Rico e all'interno dei NEET ci sono i volontari delle Onlus, quindi se tu fai il volontario e lavori nelle Onlus, sapete quelli con i capelli lunghi, dreadlock, oppure quelli per bere che ci spiegano che i migranti li dobbiamo accogliere, ecco, quelli lì risultano NEET ma in realtà lavorano. E quelli che fanno i tifosi, fanno gli sportivi, giocano a calcio, comunque non stanno a casa sul divano, ci spiega Dario Di Rico, sono NEET ma hanno un'attività che è quella sportiva. Quelli che svolgono i lavoretti, e questo è il punto, le hostess nei congressi, quello che abbiamo fatto tutti noi quando avevamo 18 anni, quelli che fanno gli steward, quelli che fanno le robe proprio davanti alle partite, cioè che fanno questi lavoretti, ve lo dico io, a nero, non sono NEET. Allora io mi dico, il problema è il numero dei NEET o il numero delle rigidità in Italia per il quale molti giovani tra i 15 e 24 si fanno comunque un mazzo così, ma non vengono certificati, se no gli facciamo, gli ammazziamo di imposte, di burocrazie e di cagate del genere? Ma io sono dell'idea che questa classifica non dimostra il fatto che l'Italia abbia il numero maggiore di NEET in Europa, ma che l'Italia scoraggi l'emersione del lavoretto rispetto al resto d'Europa. Vi faccio anche un altro esempio, la garanzia dei giovani, quella minchiata europea per cui l'Italia ha speso 1,5 miliardi, cioè vale 1,5 miliardi, ha procurato sostanzialmente 0 lavori, cioè quella minchiata per cui doveva mettere insieme lavoro e studio, cioè i burocrati europei identificano un problema, ci dicono che il problema è enorme e poi trovano dei nostri soldi per risolvere quel problema. Io farei abbassiamo le tasse, abbassiamo tutti i limiti burocratici e vedrete che i NEET in Italia diventano molto più bassi. Sui vitalizi c'è una grande battaglia, ma c'è un grafico stupendo del Corriere della Sera, anche questa è una cosa che mi renderà antipatici molti dei miei ascoltatori che sono diventati sempre più numerosi e vi ringrazio. Qua su Facebook si dice che il problema sono i vitalizi dei senatori e ieri Di Maio ha fatto l'inveterata. Oggi dire che la politica si debba pagare sembra una cosa incredibile. Io sono dell'idea che comunque se uno fa politica invece che fare il nostro mestiere, giornalista, imprenditore, eccetera, qualcosa gli si debba dare, no? Gli si debba dare. Certo, forse nel passato abbiamo esagerato, però adesso pensare che solo i disoccupati possono fare politica mi sembra una follia. Ma quando vai a vedere quanto costano i vitalizi dei senatori e dei parlamentari, ti accorgi che costano 215 milioni di euro all'anno, tanti, tantissimi sicuramente, quindi noi paghiamo 215 milioni di euro all'anno per i vitalizi dei nostri senatori e dei nostri parlamentari, che comunque sono stati eletti dal popolo. Sapete quanto paghiamo, e lo vedo nello stesso grafico, per i dipendenti, ex dipendenti della Camera e del Senato? Il doppio, 400 milioni, cioè i vitalizi, le pensioni degli ex dipendenti di Camera e Senato sono pari a 400 milioni, hanno avuto stipendi superiori a quelli degli dipendenti pubblici, cioè sostanzialmente dico, se Camera e Senato sono due eccellenze, quindi i loro dipendenti devono essere pagati di più, non si riesce a capire perché solo i parlamentari devono essere trattati a calci del culo, perché rubano, perché sono inefficaci. Certo, e se è fuori di dubbio che questa è una buonissima caratteristica. Se io vado in un ristorante e pago 80 euro per un pasto e fa schifo, mi arrabbio. Se pago 80 euro e bevo champagne e ostriche, probabilmente buone, probabilmente non mi arrabbio. Quindi il tema è un po' meno, diciamo, da accetta come lo facciamo noi in politica.